Eccoci arrivati alla 15ª puntata. Se volete conoscere gli arcani maggiori dei tarocchi, questo è il video giusto. Oggi andiamo infatti a scoprire la carta numero 14, la temperanza. Prima però, la sigla. Benvenuti a tutti e a tutte, questa è la nuova puntata del viaggio straordinario alla scoperta degli arcani maggiori dei tarocchi e io sono Angela. Oggi ci attende la carta numero 14, la temperanza. Tutti gli arcani maggiori che andrò ad esaminare nel corso delle 22 puntate previste sono estratti dal mazzo dei tarocchi universali, editi lo Scarabeo, miei fedeli compagni durante la maggior parte delle mie letture e dei miei consulti privati. Se vorrete acquistarli troverete in descrizione dei link utili. Se invece vorrete conoscerli meglio insieme ad altri mazzi della mia collezione, cliccando in alto a destra avrete accesso alla playlist della Tarotteca Exoteric World. La puntata sarà divisa in tre capitoli. Dapprima conosceremo la carta protagonista del video dal punto di vista iconografico. In un secondo tempo vedremo quali sono i significati e le parole chiave associate ad essa. Nella terza parte andremo a vedere quali sono le possibili interpretazioni. Al termine del video troverete una schermata da cui potrete accedere alla playlist delle puntate precedenti. Bene, la temperanza è pronta a conoscervi, quindi entriamo nel vivo della puntata. Vediamo adesso di conoscere quali sono i tratti distintivi generali della temperanza, che compare qui nella parte sinistra dello schermo. La temperanza è l'arcano maggiore numero 14. Nel mazzo dei tarocchi universali viene rappresentata una figura angelica alata che travasa acqua da un calice d'oro all'altro. L'angelo ha i capelli biondi e indossa un vestito blu e giallo, lungo fino ai piedi. Inoltre ha grandi ali azzurre che occupano quasi la metà della carta. Su un lato c'è raffigurato un campo di iris gialli, sulla sinistra è mostrato un sentiero che porta alle montagne dove splende il sole. Il travaso del liquido simboleggia l'opportunità di riconciliare le energie che sono in opposizione. Questo è il segreto dell'equilibrio. Il piede destro dell'angelo è in acqua, che rappresenta il subconscio, mentre il piede sinistro è sulla terraferma e rappresenta il mondo materiale. Acqua e terra insieme portano un equilibrio tra il sentimento e l'azione. L'angelo in questo arcano ci insegna che il giusto approccio è la dolcezza e che ognuno di noi può controllare le proprie emozioni e i desideri. Tutto nella temperanza fa riferimento alla metamorfosi interiore, alla rigenerazione, al perfetto equilibrio fra il principio solare maschile e quello lunare femminile. A livello numerologico, il 14 è il numero dell'equilibrio e del nuovo inizio. Essendo anche un numero karmico, rappresenta la libertà, l'esplorazione e il rinnovamento costante. Questo numero allude alla stabilità e all'armonia che non dipendono dalle circostanze esterne, ma sono esclusivamente interne ad ogni individuo. Proseguiamo adesso con la seconda parte della puntata dedicata ai significati e alle parole chiave. Vediamo adesso quali sono i significati. La temperanza ci mette in una direzione evolutiva verso il miglioramento e il progresso. La carta della rigenerazione e dell'innovazione in generale può annunciare una nuova iniziativa e una trasformazione felice. Tutto questo solo se si accetta, senza paura e senza opporre resistenza, il fluire naturale della vita. La sua presenza invita ad aspettare, usare una grande moderazione e prudenza nelle scelte che devono essere fatte e poi
puoi agire lentamente e con perseveranza. Solo così si potranno evitare errori e pentimenti e si otterrà il successo. La temperanza può indicare anche un momento di riflessione sulle proprie priorità e creare un equilibrio tra l'io esteriore e l'io interiore. L'arcano rovesciato mostra tutta la disarmonia dell'eccesso. L'armonia diventa disordine, la tranquillità emotiva si converte in instabilità, dispersività e confusione. Gli altri aspetti negativi in generale della temperanza portano situazioni bloccate, aspettative eccessive e non soddisfatte per l'attesa di un miracolo che forse non arriverà mai. Questo vuol dire che una persona si rassegna e si arrende a qualsiasi condizione senza reagire o al contrario tende ad accumulare impegni superiori alle proprie forze. Infine la temperanza allude anche a una mancanza di risorse, di tempo o di informazioni importanti per risolvere una questione. Adesso affidiamoci alle parole chiave che potete usare come riferimento nelle vostre interpretazioni e scopriamo gli aspetti in luce o in ombra, o se preferite quelli positivi o negativi generati dalla lettura a carte rovesciate, o se richiesto da una posizione specifica in un metodo cartomantico. Gli aspetti in luce sono la moderazione, la pazienza, l'autocontrollo, la perseveranza, il progresso, la riflessione, la prudenza, la rigenerazione, l'adattamento, le trattative, la comunicazione, il compromesso, l'armonia, la guarigione, la purificazione, l'equilibrio, la pace e la calma. Gli aspetti in ombra sono l'impazienza, il disordine, lo spreco di energia e di tempo, l'instabilità, la confusione, l'incomunicabilità, lo squilibrio, gli eccessi, la discordia, la fretta, la rassegnazione, l'indifferenza, la debolezza, le paure, la superficialità, la sfiducia e la pigrizia. Bene, passiamo adesso alla terza parte della puntata e conosciamo le possibili interpretazioni. Quali sono le possibili interpretazioni della carta della temperanza? Vediamole insieme. Quando la temperanza compare in una lettura, l'interpretazione non è sempre facile. Principalmente indica la necessità di essere pazienti e prudenti. Nei momenti in cui c'è ansia, l'unico modo per ottenere progressi è rimanere calmi e non lasciare che gli aspetti negativi prendano il sopravvento. L'imperativo di quest'arcano è l'adattabilità. Dentro di noi c'è il potenziale di guardare le cose in modo obiettivo e di diventare più tolleranti verso ciò che ci circonda e nei confronti degli altri. In un metodo, come carta iniziale o indicatrice del passato, la temperanza va interpretata insieme alle carte successive per capire l'ambito o l'atteggiamento giusto da tenere. Nel presente, ogni situazione si avvia verso l'equilibrio e bisogna lasciarsi guidare senza forzare con azioni estreme. Come carta di passaggio indica la presenza di ostacoli da affrontare e superare, mentre come ostacolo l'arcano invita ad aspettare momenti più favorevoli per agire. Infine, quando la temperanza rappresenta il futuro, ci sarà un miglioramento in tutti i campi, dall'amore al lavoro e anche un rinnovato benessere fisico e psicologico. La temperanza, al contrario, indica la tendenza al pessimismo e la mancanza di volontà a portare avanti imprese o progetti importanti. In generale, qualcosa non è in equilibrio e può causare stress e ansia. Le carte vicine ne indicheranno il settore della vita. In negativo è una carta che può portare risultati di breve durata, situazioni instabili e ritardi. Vediamo le possibili interpretazioni nei vari ambiti della vita, in positivo e in negativo. In generale, nelle varie situazioni, la temperanza mostra principalmente la riflessione e la comprensione che si impongono sull'azione.
Rappresenta la capacità di adattarsi alle nuove situazioni e alla capacità di superare i problemi e gli ostacoli che impediscono di fare progressi in qualsiasi ambito. Bisogna accettare tutto così com'è, lavorare con ciò che si ha a disposizione senza sforzarsi e soprattutto di prestare attenzione alle proprie esigenze interiori. La temperanza capovolta indica il blocco in una situazione, oppure questa è ancora troppo instabile e ci sono ritardi e rinvii. In genere rappresenta una mancanza di armonia ed equilibrio che sono necessarie per affrontare le varie situazioni, la mancanza di un piano o di una visione a lungo termine e la mancanza di volontà che impedisce di vivere e realizzare i propri desideri. In negativo, la temperanza può anche indicare il voler controllare a tutti i costi una situazione che è fuori dalla propria portata. Senza pazienza e autodisciplina, i risultati ottenuti in qualsiasi campo avranno breve durata. La temperanza suggerisce di riflettere e pensare attentamente a ciò che si deve cambiare e di non concentrarsi troppo su se stessi e sugli eventi negativi. In ambito affettivo e amoroso, la temperanza in generale mostra una continuazione del periodo corrente. Nei rapporti più importanti c'è compatibilità, una buona intesa e comunicazione. Nella coppia ci sono pochi stimoli e novità, ma c'è armonia e stabilità. In una nuova relazione ci sono i presupposti per vivere una storia seria ed equilibrata, mentre per una storia d'amore già in corso ci sarà la rigenerazione di un sentimento che era entrato in crisi. Per i single, la solitudine deve essere vista come un'occasione per conoscersi meglio e prepararsi per una futura relazione e credere che il destino li stia proteggendo da partner sbagliati. Con la temperanza al rovescio, nella relazione ci sono tensioni e incomprensioni che col tempo potrebbero portare ad una separazione. In genere i rapporti sono disarmonici e c'è incompatibilità. Per i single, la temperanza in negativo porta a una lunga attesa prima di una vera e propria relazione. Tra i motivi possono esserci l'eccessiva diffidenza, la mancanza di apertura ed iniziativa nel fare la prima mossa o si è troppo esigente. A volte, nonostante gli sforzi compiuti per cercare un partner, non si trova quello giusto. In questo caso bisogna non forzare e aspettare pazientemente. A volte può indicare l'accettare un partner non adatto, forse violento o pericoloso, ma non si ha il coraggio di cambiare e andare oltre. In ambito lavorativo e professionale, la temperanza indica che si sta svolgendo un lavoro sicuro, senza rischi, ma spesso poco stimolante, proprio perché può trattarsi di un lavoro utile a garantire solo la sicurezza economica. In generale, con questa carta ci sono progetti portati a buon fine e ci sono anche condizioni favorevoli per iniziare nuove imprese. La pazienza e la moderazione possono essere utili per raggiungere miglioramenti economici e di carriera, ma tali progressi arriveranno con lentezza. La temperanza può segnalare la capacità di bilanciare le proprie esigenze lavorative con i diversi aspetti della vita. Per quanto riguarda le finanze, l'arcano indica il risparmio diligente e che la crescita ci sarà, seppur lenta e costante. Inoltre consiglia prudenza nelle spese e di non compiere incauti investimenti. In negativo, la temperanza parla di sforzi eccessivi e che per il lavoro si sta sacrificando altri aspetti della vita altrettanto importanti. In generale, potrebbero esserci un cambiamento professionale non riuscito, opposizioni da fattori esterni oppure iniziative e progetti che si bloccano. Per quanto riguarda le finanze, da un lato possono esserci spese eccessive, anche per cose inutili, o dall'altro lato un eccessivo risparmio senza concedersi neanche un piccolo sfizio. La temperanza al rovescio può segnalare un lavoro sottopagato o l'eccessiva diligenza e affidabilità, che sono sicuramente ottime qualità, ma possono essere sfruttate da colleghi e superiori. Infine, la carta mostra l'aver bisogno di aiuto, ma anche la paura di chiederlo.
Gli aspetti della personalità riferiti alla temperanza mostrano individui sereni, molto gentili e positivi, amati e stimati, abbastanza socievoli ma allo stesso tempo imprevedibili ed eccentrici. La temperanza mostra persone con una visione chiara, quindi sanno cosa vogliono ottenere dalla vita e dagli altri. Hanno un'ottima capacità di adattamento e la loro calma permette di gestire qualsiasi situazione e di essere di aiuto e rassicurante per gli altri. Con queste persone è quasi impossibile litigare, non per una loro debolezza, ma per un valido buonsenso. Con la temperanza, al contrario, la personalità sarà sempre gentile ma eccessivamente introversa. In alcune persone la mancanza di equilibrio può portare da un estremo all'altro. Apatia, freddezza, pigrizia e voglia di nascondersi, di scappare dai problemi e dagli altri, o al contrario la leggerezza, l'inaffidabilità sono le caratteristiche di una persona capricciosa, impaziente e che vive nel caos. In ambito spirituale la temperanza significa volontà di sopportare, aspettare e imparare nuove cose. Questa carta invita a dedicarsi alla purificazione dalle esperienze negative passate. L'arcano 14 è una carta di meditazione e quindi si concentra sull'anima. Quando si vive e si prova a superare eventi che sembrano insormontabili, bisogna affidarsi e fluire con essi, senza porre resistenza. Forse provare e magari fallire, ma rimanere sempre in equilibrio con se stessi. Questo porterà poi ad una crescita profonda della persona. I tempi di realizzazione della temperanza vanno da 1 a 3 mesi e la sua influenza è molto lunga, può estendersi fino a un anno. Legata al segno del Sagittario, alcuni eventi potrebbero manifestarsi tra il 23 novembre e il 21 dicembre. La carta allunga i tempi di attesa perché la trasformazione richiede tanto tempo per verificarsi. Infatti, quando esce la temperanza non bisogna fare grandi progetti. Meglio vivere alla giornata e senza stress. La pazienza verrà ricompensata al momento giusto. Vediamo cosa consiglia la temperanza. Agisci con moderazione, procedi con calma e pazienza, segui il flusso degli eventi, non è necessario intraprendere alcuna azione. Usa un approccio dolce e gentile verso gli altri e i problemi, porta armonia e riconciliazione nel tuo ambiente. Considera la situazione da una prospettiva globale, purificati nel corpo e nell'anima, lascia andare le emozioni negative. È meglio concedersi del tempo per riposare e riflettere. Il motto dell'arcano è di Lao Tse: ciò che è malleabile è sempre superiore a ciò che è inamovibile. Questo è il principio del controllare le cose con l'andare d'accordo con esse, la padronanza attraverso l'adattamento. Bene, spero che l'aver conosciuto la temperanza vi abbia stimolato a scoprire anche gli altri arcani dei tarocchi. Se così fosse, nel prossimo appuntamento andremo a conoscere una nuova carta, l'arcano maggiore numero 15, il diavolo. Vi ringrazio per avermi dedicato parte del vostro tempo e vi auguro un buon proseguimento. Ciao e di nuovo grazie!